Ciao a tutti, sono Marco Togni. Dopo aver messo online i primi video qualche giorno fa, qualcuno mi ha chiesto come faccio a fare questo sfondo bianco che vedete alle mie spalle. È molto semplice, non c'è nessun trucco particolare, no? E chi magari già fa fotografie anche in studio sa che non c'è niente di difficile. E semplicemente io qui intorno ho alcune luci. Allora, questo qua dietro è un muro bianco, normalissimo. So che può sembrare strano perché vedo anche su internet c'è spesso gente che si mette davanti a muri bianchi per fare fotografie, per fare video e poi vengono dei muri, non so, giallini così. Comunque se notate qui in questa zona, magari in questa zona dove c'è un po' più ombra, si può intravedere anche proprio il muro, cioè un muro bianco normale, non un foglio, un vinile, qualcosa così. Tra l'altro il mio viso, l'avete notato anche, è abbastanza chiaro, no? E invece, per esempio, le iene so che hanno un'illuminazione simile in studio, però loro stanno, cioè, se questo è lo sfondo dello studio, loro stanno molto staccate, mentre io sto appoggiato al muro, e quindi è per quello che non risulta molto l'effetto. E loro hanno anche chiaramente altri tipi di illuminazione, no? Cioè, quello che fanno loro ve lo spiego, cioè, questo sfondo. Così, ma l'avete anche visto. Poi non so bene se loro come hanno l'illuminazione, anche perché ho visto poco o niente non avendo la televisione. E quindi c'hanno questo sfondo, loro stanno un po' staccate, poi qui penso abbiano dei faretti laterali, lo faccio vedere davanti, qui loro stanno qui, lo sfondo è qui e hanno qui dei faretti che puntano sullo sfondo. Praticamente lo sfondo che hanno loro è un vinile sì, un vinile credo, no? Tipo un foglio di plastica. Anzi, bevo un po' di tè verde, già che ci sono, matcha. E dicevo, hanno questo sfondo, puntano dei faretti, loro stanno molto distanti, quindi di lato è così, loro stanno distanti. E quindi loro hanno delle luci in viso anche per illuminarsi correttamente. Dietro lo sfondo invece è sparatissimo, molto bianco. Invece quello che faccio io qui è una cosa molto casalinga, niente di speciale. Praticamente ho semplicemente in questa stanza, che comunque è già ben illuminata di suo, non c'è luce solare qui in questo momento, zero. E niente, ho messo una lampada qui alla mia destra e una lampada qui alla mia sinistra. Questa alla mia destra è un pochino più lontana, anche perché qui a destra ne ho una lampada qui vicina e una un po' più lontana, perché quella un po' più lontana è proprio fissa della stanza. Comunque diciamo due lampade dell'IKEA da 40 euro, quindi niente di che, sono le lampade alte. Se venite magari sul mio sito www.marcotogni.it potrei anche scrivere un articolo su questo. Comunque scrivetemi un'email marco@marcotogni.it e vi do anche il modello della lampada. Sono lampade alte, luce bianca da tre lampadine dentro, credo in ognuna. Comunque insomma una, due, e poi c'è un'altra lampada sempre simile laggiù. Qua alle mie spalle, dicevo, potete anche intravedere che si vede il muro ogni tanto. Non so, vi faccio un po' di ombra. Comunque avete capito, no? Non c'è sto gran trucco speciale. E la cosa particolare, anzi, che volevo proprio dire, perché non bastano le luci, assolutamente, perché vi spiego, la telecamera, la videocamera, insomma, quando ha una grande area di color nero o bianco, in genere tenta di recuperare il colore, cioè non succederà mai che un colore bianco così, se voi impostate la telecamera su automatico, non diventerà mai bianco puro. Ma la telecamera cerca di aggiustarlo e magari farlo diventare un po' panna o scuro, perché evita di bruciare i bianchi o i neri, insomma, si dice così, no? Quindi io cosa ho fatto? Su questa telecamera che ho, videocamera, una videocamera Full HD che conoscete bene, e ho impostato la modalità manuale. Praticamente io ho messo in modalità manuale e come diaframma ho messo, in questo momento c'è, adesso non mi ricordo sinceramente se 2,8, sì, sono sicuro al 100% adesso. Allora, 2,8 di diaframma e ho messo un 125esimo come apertura di otturatore e 400 ISO. E dipende un po' dalla vostra stanza, no? Potreste avere necessità di aumentare l'ISO, ma non andate a avere ISO troppo alti anche perché sennò sgranate. Relativamente invece al diaframma giocateci molto, anche
anche potete giocare fino a un certo punto con la modalità di scusate, con l'otturatore. Comunque vi lo ripeto, 2,8 di diaframma, un 125°400 ISO. Tre lampade dell'IKEA, due vicine, una un po' più lontana e poi le solite lampade che ci sono nella stanza, due lampadine. Non è niente di speciale, no? Però appunto giocando con questa cosa della videocamera in modalità manuale si può ottenere questo effetto. Come bilanciamento del bianco io ho messo tungsteno perché questa videocamera qui non funziona molto bene secondo me. Il bilanciamento che si chiama una pressione, cioè voi puntate il bianco, premete, mi veniva un pochino azzurrine, no? Le immagini. Forse era il bianco preciso, preciso, no? Però il viso risultava un pochino azzurrino, a me non piaceva molto. Poi sì, la particolarità c'è che il viso qui, non so se si nota, ma è un po' più illuminato di quello che dovrebbe essere forse, però comunque mi piace così. Non so che altro dirvi, poi farò vedere degli altri video, magari sempre con questo sfondo, e spero vi piacciono. Ci vediamo allora al prossimo video, visitate il mio sito www.marcotani.it. Al prossimo video, ciao ciao!